Ciao a tutti e a tutte! Eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Se vedete la luce un po' scura è perché in questo momento in cui sto registrando è sera, però avevo tanta tanta voglia di fare un video e quindi ho deciso appunto di registrarlo. Voglio parlarvi di felicità. Avevo già fatto qualche tempo fa un video su che cos'era la felicità e ricordo che volevo appunto farvi risaltare che la felicità stava nelle piccole cose. Il motivo scatenante per cui ho deciso di fare questo video è stato appunto il fatto che qualche giorno fa mi sono messa a pensare alla felicità come se fosse sabbia, perché come sapete la sabbia appena si tocca è probabile che poi sfugga dalle nostre mani per la sua consistenza un po' impalpabile. E questo lo è un po' anche la felicità, perché ci sono dei periodi in cui la proviamo, in cui siamo molto felici, magari momenti no, che è normale appunto avere, in cui ci sentiamo un po' più tristi. Siccome in questo periodo io sono molto felice, ma come sapete ho avuto anch'io dei periodi no, e di cui ho parlato anche su questo canale, volevo condividere con voi, diciamo, un po' di accortezze che negli anni ho imparato a comprendere per essere felici. La prima cosa di cui vi voglio parlare può sembrare banale, ma vi assicuro che a me serve tantissimo dare molta importanza a quelli che sono i piccoli gesti, e quindi sto parlando di un sorriso da parte di un'amica, un abbraccio, un incontro inaspettato, una telefonata da una persona cara, insomma, tutti quei gesti che magari non ci aspettiamo e che contribuiscono a rendere la nostra giornata migliore, ma bastano quelle piccole cose di cui ognuno di noi ha bisogno per avere sostegno, per appunto ricordare che attorno anche a chi soffre ci sono tante persone che gli daranno grandissime dosi di affetto e che gli stanno vicino nei momenti difficili. Il secondo consiglio che vi do, sempre per quanto riguarda le giornate, no, è affidarsi al caso, e intendo proprio lasciare che sia il destino a decidere come andranno le vostre giornate, e questo ve lo dico proprio a cuore aperto, perché io sono una persona che odia essere quadrata, e per essere quadrata intendo pianificare le giornate con tutto uno schema di programmi da svolgere. E so molto bene che questa cosa dipende da persona a persona, perché ci sono persone che stanno proprio meglio psicologicamente una volta che avranno progettato i loro programmi da fare, ma questo diciamo che per me non vale, anzi, e molte volte preferisco che le mie giornate siano affidate al destino, diciamo così, perché preferisco lasciarmi trasportare, diciamo, da quelli che saranno eventi inaspettati. Più volte mi è capitato di non sapere cosa fare, e poi invece molte mie amiche mi telefonassero, e che quindi di avere la possibilità di potermi organizzare con le mie amiche per andare a fare un giro, ed è successo tutto per caso. Il terzo consiglio che vi do è
ascoltare musica. Io adoro la musica, soprattutto il genere pop. E mi piace molto ascoltare la musica in base appunto al mio umore, a come mi sento. E in questo periodo spesso, quando ho bisogno di sentirmi motivata, ascolto tanta musica. E diciamo che una canzone che mi aiuta molto nei momenti no, in questo periodo è Duri da battere di Max Pezzali, Francesco Renga e Anek. E penso proprio che quella canzone sia un inno alla positività, un inno alla motivazione e un inno a dare sempre di più. E secondo me è importante che la musica che ascoltate combaci con le vostre emozioni e con i vostri sentimenti. E sono sicura che se vi lascerete trasportare magari dalle parole di una canzone positiva e motivazionale come lo è questa, dopo vi sentirete meglio. A me è successo, se magari l'ascoltate, fatemi sapere se succede anche a voi. Un'altra cosa che ha fatto in modo che io tornassi ad essere felice è sfogarmi attraverso le mie passioni. E qui ci possono essere infiniti sbocchi e infiniti modi, diciamo, per sfogarsi, per uscire da quella che è la tristezza, la rabbia oppure qualsiasi emozione negativa, perché le passioni che ognuno di noi può avere possono essere tante. Io, ad esempio, mi sfogo molto attraverso la scrittura, perché mi piace tantissimo scrivere, ma c'è anche chi è molto ammirato da me e, ad esempio, ha un gran talento del disegno. Chi nel canto, chi nella danza. Insomma, vi consiglio di sfogarvi attraverso le vostre passioni, attraverso quello che vi piace fare, perché riuscirete a valorizzarvi in qualche modo, potrete dare il massimo. È quel qualcosa in cui siete bravi e dovete pensare che siete imbattibili. Un altro consiglio che vi do è fare nuove amicizie. Vi renderà felici. Potreste trovare persone che sono simili a voi. Credo che fare nuove amicizie, scoprendo di avere dei punti in comune sarà bellissimo dal momento che voi non vi sentirete più soli, capirete di avere una personalità molto simile a un vostro amico e questo contribuirà a farvi condividere mille esperienze insieme e a condividere pensieri molto profondi. A me è successo e un consiglio molto importante che vi do è di cercare di non essere vergognosi, ma di buttarvi ed essere aperti alle nuove esperienze. Se non prenderete coraggio e non vi aprirete a quella che è una nuova esperienza, credo che poi vada a finire che ve ne pentirete e che appunto perdereste una buona occasione per fare amicizia e per stare insieme appunto agli altri. A me è successo e sono stata molto arrabbiata con me stessa fino a qualche anno fa perché mi stavo perdendo appunto un'occasione che ha valorizzato molto, diciamo,
la mia personalità. Sto parlando della frequentazione del gruppo parrocchiale. Fino a 2 anni fa non lo frequentavo perché sostenevo di non essere abbastanza pronta, di non essere abbastanza forte. Mi sentivo troppo diversa per stare all'interno di un gruppo e soprattutto avevo paura di essere giudicata. Poi finalmente dall'anno scorso in poi ho preso coraggio e ho iniziato a frequentarlo ed è veramente stato importante per me perché oltre ad aver allargato quelle che sono le mie amicizie, ho scoperto anche grazie agli educatori che ci hanno accompagnato nei vari percorsi di avere qualità che da sola non avrei mai scoperto. Grazie appunto agli argomenti profondi che si sono trattati all'interno della parrocchia e per cui comunque io ho avuto la possibilità di tirare fuori una parte di quello che è il mio carattere sensibile ed emotivo. E quindi queste erano le mie principali accortezze per mantenere, diciamo, un umore più stabile e cercare di essere più felice. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!